Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro grandissimo Crombie Core che parla e oggi andiamo avanti con la nostra avventura su Rome Total War. Ma intanto ci siamo, quindi è anche inutile fare questo, però mi divertivo a dirlo. Allora, siamo qui in Impero Seleucide e ci stiamo espandendo in Grecia. Poi, soprattutto, stiamo per dare il colpo di grazia agli egiziani, mentre con gli armeni siamo ben lontani dall'ottenere una rapida vittoria. E comunque c'è una bella armata. Per Signore! sicurezza io provo a mettere in salvo il mio generale. Il mio familiare. Muoversi! Non voglio perdere un familiare in una battaglia. Costruiamo qui una torre di guardia. Erigere una torre! Magari provo a mandare con il mio familiare a conquistare la città nemica, l'ultima città nemica, la capitale. Sì, stratega! Sì, stratega! Quindi andiamo a Quarto vedere, facciamo entrare la spia, servizio! vediamo un po' come sono Cerco messi. indizi! Hanno un cataflatto e due fanti orientali. Dovevo prendere anche abbastanza facilmente quella città. Mio signore, muoversi! Ok, Non facciamo lavoro restano sul più mosse, genere. signore! Ordini, Mettiamo già ordini! questi tre qui. E Muoversi! poi Signore! reclutiamo dei mercenari. Allora, con gli egiziani invece, a che punto siamo con le Ordini, macchine d'assedio? Ok, annientiamoli! allora dobbiamo aspettare un turno. Insediamento sotto assedio, signore! Ad Atene invece? Sì, stratega! All'attacco! Magari anche qui aspettiamo un turno. Insediamento sotto assedio, Vediamo un signore! po'. Ok, ci stiamo con il Senato. Facciamo scambio di informazioni geografiche. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, battaglia contro gli egiziani. Vittoria assicurata. Però combattiamo lo stesso. Qui vediamo all'opera anche i miei legionari. Scudi d'argento. Ebbene, c'è qualcosa di interessante, qualcosa di terribile, qualcosa per tutti in ciò che sto per dire. Noi vinceremo! Molti di noi moriranno, tutti noi saremo valorosi! E ora guardate tutti avanti, scegliete le vostre vittime e fatele tremare! Allora, comunque, Al mio in ordine! futuro aspettatevi una cosa del genere. Via le falangi contro Roma a favore dei legionari. Uno mi ha detto addirittura, ma perché abbandonare le falangi quando ti possono garantire la vittoria sui romani, soprattutto sulle unità più potenti romane? Come già detto, i romani non avranno le corti della legione tra le più potenti. Meno, non avranno le corti della... cioè, le corti delle legioni le avranno, ma non avranno le corti cittadine, le corti pretoriane. Ah, è già tanto, hanno ancora gli stati i principi, quindi sono assolutamente in vantaggio io. Facciamo così, possiamo anche tenere aggruppati gli arcieri. Beh, direi di dare inizio alla battaglia. Oggi il traghettatore avrà molto da fare. Il nemico ha chiamato altri uomini a combattere. Facciamo avanzare i miei arcieri. Vediamo i miei cataphratti qua su in alto. Voi andate qui, voi mettetevi qui dietro. Voi mettetevi qui. E dura, questo qui mi ha sempre consigliato di usare le falangi e le corti del... meno, il legionario scudo d'argento per proteggermi i fianchi. Potrei anche farlo, però preferisco molto di più la mobilità dei legionari, della lentezza dei picchieri. Facciamo fuori un po' di nemici. Soprattutto i carri. Appena saranno a tiro bersagliamo i carri. E il capofazione questo è l'erede. Boh. Chi comincia bersagliando? Ah, è vero, il guerriero generale. Facciamo avanzare i miei picchieri. Andiamo gli scudi generali qui ai lati. Possiamo avanzare anche loro.
sono a fare il mio generale. Ma andiamo adesso i miei catafratti contro l'esercito di rinforzo. Sono fuori i carri nemici prima però. Ok, vai qui e tu vai lì. Ok, attacchiamoli. Dovrei farli fuori comunque i suoi. Anche se i suoi sono carri. Ok, la battaglia stiamo vincendo. I dei hanno riempito il generale nemico di paura. Sta fuggendo dal campo come un codardo. Attacchiamo i lancieri nubiani. Bene, sono in fuga. Adesso attacchiamo il resto dell'esercito nemico. Bene, passiamo fuori i nemici in fuga. Vediamo i carri sparcati qui. I cuori dei nemici sono pieni di paura e ora stanno fuggendo. Una battaglia molto facile questo contro gli egiziani, anche perché il loro esercito è obsoleto a questo punto della campagna. Non posso andare avanti con lancieri nubiani e lancieri del Nilo. Le macchine generali all'attacco. Adesso i catafratti mandiamoli contro i carri nemici. Andiamo lì perché pure che posso tornare a combattere quelli. Acceleriamo. Io posso il nemico in fuga. Oh, no. Tu vai su. Ah, tu vai giù. E tu vai qui su. Adesso caricate. Tu vai giù. E tu vai su. Attaccate adesso però. Avete presi. Il nemico. Sono fuori, ecco. Penso di aver fatto fuori il re nemico. Bene, a questo punto la battaglia è finita, massacriamo un po' di soldati nemici. Annientateli! Due soldati eliminati qui, tre. Vediamo un po' lo sterminio, ecco, sterminati. Ok, devi pur fine alla battaglia. E gli dei siano lodati. Questa vittoria è sicuramente merito loro, non certo di mortali come noi. Ok, la città dovrebbe essere caduta nelle mie mani, in teoria. Però se è salvato il generale nemico, oppure che ci possa rimanere quell'unità. Vittoria! Vediamo. Sì, infatti è rimasta quella. Ok, gli armeni lì mi hanno assediato la città. Non assaltiamo subito la città greca. Dove? Ancora Seleucia. Un'altra peste. Bene. Andiamo a dare un'occhiata in Egitto. E c'erano le mie città che stavano sviluppando nuovi edifici anche. Ma che lì stiamo per costruirlo. Qui aspettiamo anche la popolazione. Ah, che abbiamo finito così questo edificio. Bene, annulliamo e facciamo quello. Mentre qui continuiamo a reclutare catafratti. No, costruiamo il fabbro e poi riaddestriamo i soldati. Distruggiamo questo tempio. No, beh, lasciamolo. Massimo le unità le rimando su. Abbassiamo la tassazione. Sì, stratega! Muoversi! Ok, facciamo qui questo signore. Mercenario. Mio signore. Cerco ok, proviamo a conquistare la città. Benissimo.
non sta andando benissimo qui contro gli armeni, perché sono nell'immobilismo più assoluto. Diamo il colpo di grazia agli egiziani. Mio signore, prepararsi alla battaglia! Non è bene che appena combatterla. Gloriosa vittoria! Insediamento conquistato! Due città in espansione. Damasco e Bostra. Riduciamo un po' le tasse. E l'Egitto è stato annientato. Questa è un'ottima notizia. Bene. A sto punto... è morto l'erede, vero? Al trono? Oh, è ancora vivo. Per me non lo farò più erede. Troppo vecchio per fare il nuovo capofazione. Scegliamo un capofazione più giovane. E un po', dov'è l'erede? L'erede, l'erede, eccolo qui. No, uno giovane, prendiamo. Uno che sia anche un promettente generale. Dove si trova? Ah, è al fronte. Nominiamo lui come nuovo erede. Anche perché al momento è quello più promettente dei comandanti a mia disposizione. E ha anche solo 20 anni. Sì. Abbiamo nominato un nuovo erede. Anzi, facciamo proprio Antioco di pelle? Sì, forse meglio lui. Perché poi è quello che andrà a combattere contro i romani. Dov'è? Eccolo qui. Vediamo lui il nuovo erede. Al primo turno sarà l'erede ufficiale dell'impero. Signore! Mio signore? Passiamo il turno. Mi stanno attaccando qui. Ci ritiriamo? Ho solo tre picchieri, loro ne hanno molti di unità. Combattiamola, dai, proviamo a fare un miracolo. Se magari lui riesce a vincere questa battaglia, posso nominare lui come nuovo erede. Adesso vedremo. Oggi cerchiamo una vittoria degna di Eracle stesso. Questo è compito arduo, ma siamo abbastanza uomini da riuscirci. Mi sembra lo schieramento. Dato che sono in difesa, andiamo a prenderci una bella collinetta. E dato che siamo in pochi, loro in tanti, faccio una tattica che di solito non userei. Muovetevi! In marcia! Avanti, picchieri coscritti! Muovetevi! No, ho sbagliato. Capito cosa sto facendo? Avanti! Avanti! In marcia! Avanti, picchieri coscritti! È una tattica che di solito non uso qui. Avanti! In marcia! Muoversi! Ma in questo caso, al momento sono costretto. Anzi, lasciamo perdere quella tattica. Non va bene. Rimaniamo così e andiamo inizio la battaglia. Acceleriamo. Andiamo ai miei mercenari a bersagliare il nemico. Facciamo così.
circo cantabrico. Utile per evitare il tiro di un'unità nemica, anche se per lui di un'unità da tiro non ne ha parte in generale. Ci stanno attaccando! Come non gli indebolisco le unità. Anzi, secondo me c'è il cantabrico. Do molto in più sulla precisione. Attacchiamoli da dietro adesso. Togliamoli un bel po', deboliamoli, avviciniamoci anche e potremmo bersagliarli. Ok, dato quel già il nemico sta per caricarmi. Facciamo così, rischiamo, usiamo anche il generale per trattenere il più lungo possibile il generale nemico. Bene, ritirati, vediamo se riusciamo a tirare una trappola. Sì, ce l'abbiamo fatta. Attacchiamolo adesso, eliminiamo il generale nemico. Dobbiamo farcela. Anzi, dobbiamo farcela. Venite qua voi adesso e c'è bisogno di voi qua su. Generale. Sì, sono riusciti a battere il generale nemico. L'hai eliminato, il tuo mio generale sopravvive. Dov'è il posto? Ah, lì dietro, ok. Al sicuro. Dio lode agli dèi! Il re nemico ora si rivela per quello che è e fugge dalla battaglia. Meglio usare il generale qua su in alto, prima che la battaglia vada a nostro sfavore. Attacchiamo. Usiamo il generale per seminare il nemico. Ok. Stiamo vincendo la battaglia. Certo, loro sono venuti anche all'attacco senza pensarci due volte. Però sono riuscito a eliminare l'unità più pericolosa, quella del generale. Stanno ritirando. Noi li seguiamo e li eliminiamo. Tanto le mie unità tirano anche. Caricano e tirano. Acceleriamo per non perdere troppo tempo. Ma continuiamo a inseguire perché finché non sono di fuga anche l'ultima unità la battaglia non finisce. Ok, finito. Sia lode agli dèi! Il nemico è totalmente sconfitto! Questa è una vittoria schiacciante, degna di un grande generale. Ok, abbiamo ottenuto una grandissima vittoria. In inferiorità numerica, ma siamo riusciti a vincere. Comunque non pensavo che possano essere quello più costoso gemma di attirare il generale nemico con la carica del mio generale. Gloriosa vittoria! Le navi sono sotto attacco. Ok, una flotta ribelle mi attacca la mia flotta. Abbiamo perso ovviamente. Abbiamo perso perché comunque le navi ribelli sono sempre di qualità migliore rispetto alle mie. Signore. Pronti? Sì, capitano. Fine delle mosse, vendichiamoci. Pronti a salvare. Con una grande vittoria. Velocità massima. Il mare è nostro. Navi pronte. Bene. A sto punto la città Atenas la conquisteremo a breve. Li indeboliamo ancora un po'. Sì, stratega. Vediamo un po' qui, benissimo. Un commento lui non voglio ancora farlo erede. Signore! Attenzione. Non erede lui. Adesso gli ordino di abbandonare la città con le truppe migliori. Mio signore,
Mio signore, ordini. Mica rilasciamo lì. Avanzare! Issare la vela! Mosse esaurite, signore. Qua intanto continuiamo a reclutare le unità che mi saranno utili e miglioriamo anche il fabbro. Mio signore? Ma siamo verso l'ultima città nemica. Non restano più mosse, signore. Reclutiamo un mercenario. Comunque si si dimostrerà utile alla causa. Questo è l'erede, mentre questo qui è il capo fazione che non sono riuscito a uccidere. Non lo inseguo perché comunque voglio distruggere gli armeni prima che mi assaltino qui. E poi i parti invece non li tocco, li lascio stare. Tanto meglio, quello che riguarda i parti sinceramente non interessa. La popolazione qui è un po' arrabbiata, quindi miglioriamo il morale, costruiamo il tempio e poi aspettiamo. Muoviamo la nuova flotta verso la Grecia. Lì ci si è formata una flotta greca. Fine delle mosse. Attacchiamola, non posso attaccarla. Peccato. Sarà per la prossima volta. Che non ci sarà mai! Mio signore? Aspettiamo un altro turno prima di assaltare Atene. Come vuole fare il capofazione nemico? A cui lo facciamo in automatico. Vittoria! È riuscito a fuggire. Accettiamo, è giovane, può fare un bel po' di roba. C'è il morbo anche ad Alessandria. Questo proprio non ci voleva. Sì. Non ci voleva affatto. Comunque qui abbiamo costruito un nuovo edificio. Costruiamo anche le scuderie reali. Per avere anche i compagni cavalieri che saranno utili nella nostra avanzata contro i romani. Pergamo, abbassiamo le tasse e costruiamo la miniera. Adesso le tene, la saltiamo. Vediamo un po' come, quanto sono le statistiche. 3-2, non è molto allettante. Aspettiamo, magari lo saltiamo o il turno dopo o nel prossimo capitolo. Vediamo un po' quello che succede prima. Qui hanno già costruito macchine assedio, una. Probabilmente non gli basterà. Prepararsi alla battaglia! Diamo inizio. Basta costruirne una. Insediamento sotto assedio. Una nuova unità mercenaria. Qua hanno reclutato una unità ed è apparso il capo fazione. Ecco dove si è ritirato. Cavolo. Quello che non volevo che succedesse è accaduto. I romani si stanno espandendo, potrei essere di prossimo, quindi sono meglio conquistare Atene, magari provare a conquistare anche Sparta. Sì, stratega, prepararsi alla battaglia. Assaltiamo, vai, basta, mi sono stancato, lo conquistiamo anche personalmente. Prima che torni la sera, questa battaglia sarà finita. Che il giorno vada bene o male dipende da noi, valorosi figli della Grecia. Perciò battetevi bene e guadagnatevi il favore degli dèi. Ok, guardate un po', cioè, mentre sono due la flotta la si può gestire, guardate qui. Però è bello vedere la flotta sullo sfondo. Ma torniamo a noi. Allora, me l'ho messo lì, non va proprio bene. Un modo troveremo. Aspettiamo loro. Muovetevi! Scale! 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 Le scale le mettiamo tutte qui. Unità! Avanti! Unità! E diamo inizio alla battaglia.
Sì, certo che io vado lì. Scale! Scale! Alle mura! Fino un po', sperando che qui le torri non mi mandino, non provino a incendiare. I zoppatori stanno scavando! Questo. Se così vogliono gli dèi, presto le mura crolleranno al suolo! Spero che non mi attacchino il punto di scavo le frecce, perché altrimenti è un bel problema. Qui stanno subendo un bel po' di danni, perché d'altronde sono anche esposti al fuoco nemico. Delle torri almeno. Le nostre scale sono nei pressi delle mura. Il coraggio dei nostri uomini verrà messo a dura prova nel superare le difese. Ok, siamo saliti. Andiamo a prendere il controllo. Andiamo qui a prendere il controllo di questa torre. Attacchiamo anche gli arcieri. Perché potevo prendere qualche altro traccio in più? E comunque qui nel corpo a corpo sono molto migliore. Dei! I nostri soldati si sono fatti valere oggi! Le mura sono state prese! Bene, mandiamo là le mie falangi qua giù. Vediamo un po' se i miei arcieri, no, se i miei ritassi fanno qualcosa. O moriranno solo. Fate qualcosa avanti. Niente, morite solo a quanto pare. Uno è caduto di sotto. Niente, questi sono un po' inutili anche nel corpo a corpo i tracci. Non ho fatto poco o nulla agli uffliti corazzati. Quindi sfuggiamo questo tratto di muro e poi poi entriamo dentro la città. Cos'è spendere la città a proposito? Unità di uppliti? Corazzati, ok. Mandiamo qui le mie unità. La galleria è ultimata e il muro è crollato! Bene, voi venite... no, non voi. Sono degli uffliti mercenari qui su. Adesso entriamo. Sono arrivando con gli uffliti corazzati a chiudere il buco. Anche questi. Ok, voi andate qua. Dobbiamo comunque entrare in città. Sì, siamo entrati. Ok. Questo qui dovrà mandarli qui a conquistare quella torre, almeno. Entriamo con tutto. E non possiamo mandare in fuga quegli uffliti corazzati. Non devo andare noi in fuga, ma loro devono andare in fuga. Salite. Altri qua, il generale lo ci passa e attacca da dietro. Non mandarli in fuga quelli. Stanno facendo troppe perdite, mi stanno causando. Attacca. Ok. Sono in fuga. Sono i uppliti. Non voi. Andate qua voi. Brigarsi! Ci attaccano! Generale! Muoversi! Voi avanzate qua! Unità! Avanti! Unità!
scusate. Mettetevi qui così voi. Correte. Vieni qua, tu bella, veloce. Venite qua. Conquistate quella. Tanto il posto di guerra qui è nostro. Ok, vediamo un po' gli ubriti costati, adesso probabilmente o porranno una resistenza qua oppure proveranno a fuggire in città. Non sarà facile prendere Atene. Veloce. Tenete giù la falange, avvicinatevi. Venite qua, anche voi, e anche voi. Veloci voi, veloci, veloci. Ok, avanziamo. Attacchiamo da tutti i lati quei colpiti corazzati prima che sfondino. Prima che sfondano, avanti. Hanno sfondato il centro. Devo inviare... Da dove venite qua? Venite qui veloci. Non ritiratevi, bersagliatevi. Dobbiamo fare un bel po' di danni. Allora andate in fuga. No, non vogliono ancora andare in fuga, ovviamente qui sono molto duri da buttare giù. Soprattutto per il morale. Posso venire qui in generale? Ah, ok, sono andando in fuga, ottimo. Ok, facciamo, avanziamo con i miei tiratori. Distruggiamola quella, così evitiamo di poter combattere. Facciamo gioire tutti i miei soldati. Avete gioito voi? Avete ancora gioito? No, niente, non volete gioire. Vabbè, avanziamo a sto punto. Ho messo questa unità di Uplit indietro. Bisogna solo distruggere le ultime truppe nemiche. È un po' rischiosa la manovra che sto facendo, però è l'unica che mi viene in mente. Schierare qui le mie unità. Bersagliate. Ma loro attaccheranno per difendere il centro città. Noi invece li attacchiamo per indebolirli. Mettiamolo qui, mio generale. Falange. Veloci. Rombogliare di Roma!
Questo li amo loro. Sogliate il generale nemico. Un attimo, vengo subito. E eccoci qui. Proseguiamo con la battaglia. Il generale nemico è andato a impattare sul mio pliti. Bene. Una mia unità è andata in fuga. Adesso noi proviamo a far fuori il generale nemico. Mando qua i miei, la mia cavalleria. Ok, mi mando in fuga i picchieri. Ok, mi hanno dato fuga quelli. Attacchiamo il generale nemico. Vuole morire il generale nemico. Lo farò fuori più velocemente possibile, altrimenti qua mi attaccano da dietro e rischio di perderla la battaglia. Mi sono arrivato un'unità. Fugge dalla lotta, ora è il momento di scacciarli tutti dal campo. Bene, attacchiamo qui i picchieri nemici, non i picchieri nemici, gli oppliti nemici, bersagliamoli anche da dietro. Il re nemico è stato massacrato! Speriamo che le sue carni non avvelenino i corvi. Adesso qui la parte più difficile, eliminare questa unità di oppliti corazzati. Mamma mia, sono bestiali questi. Stanno distruggendo anche i miei picchieri falangiti. Riusciamo a buttarli giù. Non posso anche caricare col generale. Mamma mia, un massacro del mio esercito. Ho anche truppe che riescono a battere tante. Facciamo ammazzare anche loro. Adesso i miei picchieri sono in fuga, ovviamente. Continuiamo a massacrarli da dietro. Adesso si gireranno comunque prima o poi. Avanziamo. Ok, stiamo attaccando e uccidendo da dietro, l'unica cosa. Sto pensando che non si vogliono muovere. Meglio per me. Acceleriamo. E massacriamo dal primo all'ultimo. Ok, sono voltati e adesso li attacchiamo. Ormai non hanno più le lance. Sono rimasti in 7. Acceleriamo. Fine. L'armata nemica è in fuga! Insegui! Questa è una vittoria degna degli dèi! Ci siamo vendicati della battaglia persa qualche episodio fa. Non era una sede, però era una battaglia alle porte di Atene. Vittoria! Sterminiamo la popolazione. Abbiamo fatto una conquista! Ripariamo il tutto, riaddestriamo i soldati e reclutiamone dei nuovi. Ok. Finalmente siamo sbarcati in Grecia. Pronti! Combattiamo una battaglia navale. Prepararci all'ingaggio! Abbiamo vinto. La flotta nemica fresca è fuggita. C'è un esercito qui, no? Ok. Pronti a salvare! Attacchiamo queste navi greche. Battiamole. Il mare è nostro! È rimasto questo generale. E loro gli rimane soltanto una città da prendere. Non da prendere, da... di meno.
rimane una città. Ma dov'è il loro capofazione? Non è lui. Ah sì, capofazione. Capofazione di cui l'erede. Sono messi veramente male il fatto di dinastia. Corinto si è ribellata. Fanti imperici, cavalieri punici. Che cazzo c'entrano questi? Io sono esercito romano, sono ancora indietro. Astati. Contro le mie... Così mi legionai scudi d'argento. Navi pronte! Issare la vela! Okay. Sbarcare! Non restano più mosse, signore! Mio signore? Reclutiamo altri legionari. E aspettiamo. Anzi, a proposito, vogliamo finire Ordini, un'altra cosa. Prepararsi alla battaglia! Insediamento sotto assedio, signor! Siamo sotto assedio! Ecco, come ho detto, Roma mi ha dichiarato guerra. I mini sono stati annientati. Qui ci sono i romani, sì. Vabbè. Sì, stratega! Esogiamo loro. Ma vabbè, questa battaglia non la combattiamo. L'episodio finisce qui, è stato piuttosto lungo. Con questa battaglia, con la distruzione dell'Egitto e l'invasione della Grecia, conclude qui il nostro capitolo. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!